Il titolo del nostro lavoro è l'insegnante di sostegno in rapporto alla famiglia e consiglio di classe, strategie di comunicazione efficace che abbiamo voluto rappresentare anche graficamente al centro del nostro poster e che naturalmente è strettamente questa comunicazione efficace in relazione con quello che è il progetto di vita dello studente. Anche la scelta di QR code circolari non è casuale, ma è voluta proprio per indicare che come tutti i nostri interventi siano in relazione appunto alla comunicazione, che a sua volta cerca di riflettere, deve necessariamente riflettere, anzi, il progetto di vita appunto dello studente. Siamo partiti da una riflessione di Vaclavic appunto sull'impossibile non comunicare, ma in realtà seguendo quelli che sono gli studi sulla comunicazione della dottoressa Poggi, effettivamente abbiamo riflettuto come sul fatto che se tutto è comunicazione, poi ci troviamo davvero di fronte ad una notte buia e senza stelle. E quindi occorreva fare una vera e propria definizione, come l'abbiamo chiamata, cioè di cercare di trovare dei confini e delle interpretazioni della comunicazione per una lettura intenzionale ed educativa. Quindi quello che fa sostanzialmente l'insegnante di sostegno in questo caso è un vero e proprio atto comunicativo che diventa significante. Non è quindi una comunicazione asettica, ma ha un vero e proprio una significazione, diventa significante. Tant'è vero come abbiamo cercato di rappresentare graficamente anche al centro del nostro poster, dove troviamo appunto l'insegnante di sostegno che ha ben chiaro qual è lo scopo e il sovrascopo della sua comunicazione intenzionale ed educativa, che è quello ovvero di avere un obiettivo, cioè quello del progetto di vita indipendente del nostro ragazzo. Quindi questa comunicazione intenzionale ed educativa, che è un atto comunicativo, deve essere multimodale perché è accompagnata non soltanto quindi da un aggancio cognitivo relazionale, ma anche da tutta una serie di come dire, di parti, di gesti della comunicazione, quindi anche il corpo, che insieme diventano appunto atto comunicativo, che deve essere visto come un interscambio di suggestioni operative in un'ottica psicodinamica di trasformazione finalizzata. Questo atto comunicativo quindi non rimane più solo atto comunicativo, ma diventa relazione comunicativa che deve unire sviluppo, crescita e cambiamento e deve avere una direzione trasformativa in virtù del fatto che l'insegnante di sostegno, come dire, mette in campo dei veri e propri atti richiestivi che talvolta possono andare incontro anche a delle fatiche relazionali, un vero e proprio ostacolo alla comunicazione. Quindi il focus, la cosa importante, deve vertere sull'ascolto e sulla condivisione che deve essere finalizzata al rispetto del progetto di vita indipendente dello studente. In questa parte esporrò la normativa di riferimento relativa al rapporto dell'insegnante di sostegno con il consiglio di classe e la famiglia dell'allievo con disabilità. Il docente di sostegno in rapporto al consiglio di classe viene principalmente normato dal decreto legislativo 66 del 2017, negli articoli 1, 7 e 9. L'articolo 1 si concentra sul concetto di corresponsabilità educativa, concetto introdotto dalla legge 104 del 1992, che nell'articolo 13,6 dichiara che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi di docenti. L'allievo con disabilità non è quindi a carico esclusivo dell'insegnante di sostegno, ma di tutto il consiglio di classe, divenendo docente di sostegno così contitolare e a supporto dell'intero gruppo classe eterogeneo. L'articolo 7 prevede la partecipazione dei consigli di classe nella scrittura e revisione del PEI. L'articolo 9 la partecipazione dell'intero CDC nei gruppi istituzionali dell'inclusione GLI e GLO. Il rapporto insegnanti di sostegno consiglio di classe si basa quindi sulla contitolarità e sulla coprogettazione. I docenti di sostegno, quello curriculare, lavorano quindi nello stesso spazio fisico, c'è una responsabilità condivisa, in quanto entrambe le figure
partecipano attivamente al processo di insegnamento-apprendimento e lavorano con il gruppo eterogeneo degli studenti. Rispetto al rapporto del docente di sostegno con la famiglia dell'allievo con disabilità, nella Dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1984 si dice che i genitori hanno la principale responsabilità per quanto riguarda l'istruzione dei figli. Il DPR 416 del 74 ha segnato l'avvio della partecipazione dei genitori e degli studenti nella gestione della scuola vista come una piccola comunità democratica. Il documento fondamentale che presenta il rapporto genitori e consiglio di classe o comunque famiglia scuola è il patto di corresponsabilità educativa istituito con il DPR 235-2017. Questo patto è sottoscritto dai genitori e dal dirigente scolastico e rafforza il rapporto scuola-famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni. Il patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri del rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia. Anche nelle indicazioni nazionali, il coinvolgimento della famiglia rappresenta un elemento fondamentale. Cercare di educare, istruendo in opposizione o nell'indifferenza della famiglia, depotenzia il lavoro che si fa a scuola, genera dropout tra i ragazzi e disagio tra insegnanti. Le famiglie, che rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei bambini, pur nelle loro diversità, perché molteplici sono gli ambienti di vita e i riferimenti religiosi, etici, comportamentali, sono sempre portatrici di risorse che possono essere valorizzate, sostenute e condivise nella scuola, per consentire di creare una rete solida di scambi e di responsabilità comuni. Le indicazioni nazionali del 2012, come ora il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari del 2018, rilanciano l'assoluta necessità per la scuola e la famiglia di lavorare a stretto contatto, in un clima di fiducia e di stima, nel rispetto dei propri ruoli di ciascuno e nella convinzione della complementarità dei compiti educativi. Per gli allievi con disabilità è prevista nella nuova normativa PEI del decreto interministeriale 182 del 2020 la partecipazione della famiglia e nella scuola secondaria di secondo grado anche del ragazzo con disabilità al GLO e agli incontri istituzionali dedicati. Il rapporto scuola-famiglia viene visto come un'alleanza educativa per il superiore interesse del minore. La collaborazione tra insegnanti di sostegno e consiglio di classe e tra docente e famiglia deve essere pensata come obiettivo educativo e metodologia operativa pensata, pianificata e progettata. Strategie di comunicazione efficace con la famiglia. La famiglia riveste un ruolo molto importante all'interno del nostro percorso educativo didattico, perché oltre ad essere la prima agenzia educativa, ha subito delle trasformazioni negli ultimi decenni, a livello proprio strutturale. Quindi il nostro compito è anche quello appunto di osservare queste dinamiche, portare rispetto all'equilibrio interno che si è creato e soprattutto aiutare le famiglie a declinare quali sono proprio i bisogni all'interno appunto del percorso. Ricordandoci sempre che noi come docenti di sostegno siamo appunto delle figure in grado appunto di creare una sinergia, un'alleanza educativa partendo proprio dal rispetto e dall'ascolto attivo della famiglia. Famiglia che ha dovuto superare un lutto del figlio ideale, quindi dobbiamo mettere in conto dal punto di vista professionale che ci troviamo di fronte a una famiglia che ha dovuto negare, rifiutare, magari anche scatenare delle emozioni contrastanti all'interno del proprio nucleo familiare e quindi noi dobbiamo riservarci di osservare e ascoltare veramente attivamente ed empaticamente questo processo. In un'ottica appunto non giudicante, ma nemmeno compiacente, in un'ottica improntata forse sulla neutralità, ma comunque su un rispetto emotivo. I passaggi fondamentali rispetto alla famiglia sono proprio quelli di informarci attraverso di essa, formarci anche continuamente, aggiornarci e soprattutto declinare gli obiettivi in maniera condivisa, creando un raccordo condiviso operativo. La relazione docenti di sostegno e famiglia è molto importante perché si deve creare proprio questa sinergia. Quindi bisogna molto
dare molta importanza e attenzione ai vari modelli che possiamo incontrare, modelli genitoriali che possono essere appunto sottomesso, sfidante, assente o partecipativo, piuttosto che invece i modelli comunicativi degli insegnanti che possono declinarsi in tre tipologie, genitoriale, direttivo o competente. Sta a noi essere professionali, quindi non essere compiacenti e nemmeno giudicanti nei confronti della famiglia e dello studente stesso, ricordandoci che lui è il soggetto della comunicazione, ricordandoci che la famiglia, può darci delle informazioni in base al suo punto di vista e noi possiamo dare informazioni alla famiglia dal nostro punto di vista. Però ricordando che lo studente barra figlio è come se fosse una persona divisa in due, quindi dobbiamo in qualche modo aiutare la famiglia a vedere il loro figlio come uno studente e la famiglia sicuramente aiuterà noi a vedere lo studente come un figlio. Quindi non avere diciamo, la presunzione di conoscere lo studente in maniera completa, ma bensì ascoltare l'altro per capire e avere una visione un po' più diciamo, variegata dello studente, ovvero del soggetto del nostro percorso. Sicuramente attenzione all'aspetto dipendenza. Impotenza, creare appunto dei rapporti di dipendenza in cui il genitore non riesce ad esprimere il proprio potenziale perché è soggiogato dal nostro ruolo, evidentemente non crea un rapporto di fiducia sano e strutturato all'interno del nostro percorso educativo didattico. Non avere aspettative è molto importante, sia da parte nostra che da parte della famiglia, quindi creare un clima pressoché disteso, improntato sulla fiducia, improntato sull'ascolto dinamico, sul verificare con attenzione giorno dopo giorno ciò che accade. Importante anche la confusione dei ruoli, non bisogna rispettare i ruoli. Questo non significa che bisogna appunto approcciarsi in maniera distaccata, bensì rispettare il ruolo che una persona in quel momento riveste, perché ne va della nostra professionalità, ma al contempo creare una relazione improntata proprio sulla fiducia e sull'empatia. È molto importante anche comprendere e aiutare i genitori a capire un po' quali sono le dinamiche che invece accadono a scuola, dove loro non sono protagonisti, bensì il protagonista è appunto lo studente con il suo progetto di vita, con i suoi bisogni. È importante anche sensibilizzare la famiglia e coinvolgerla, farla partecipare attivamente a questo processo. E quindi è per questo che nasce questo raccordo condiviso fra di noi. Il colloquio può essere sicuramente un mezzo comunicativo efficace affinché questo avvenga e deve basarsi su quattro cardini importantissimi: l'interazione verbale, ovviamente, la diversità dei ruoli, quindi il rispetto della nostra professionalità a discapito appunto dell'interlocutore con cui ci interfacciamo verbalmente, senza dimenticarci però il linguaggio non verbale, che quello comunica di certo, perché se noi comunichiamo alla famiglia in maniera verbale qualcosa, ma poi con il non verbale ne comunichiamo una totalmente differente o addirittura opposta, sicuramente creiamo un conflitto comunicativo e si crea una barriera comunicativa. Quindi una strategia efficace è proprio quella di interagire verbalmente in maniera coerente e organica rispetto al pensiero che si vuole fare, non dimenticando mai nel colloquio, oltre all'interazione verbale e ovviamente all'obiettivo del rispetto dei ruoli, anche proprio il soggetto della comunicazione. Non dimentichiamo che non siamo noi i soggetti della comunicazione e nemmeno i genitori, ma lo studente. Lo studente nella sua integrità, nel suo progetto di vita, nei suoi bisogni e sicuramente nella sua personalità. E nella sua voglia di emergere, di essere indipendente. Noi siamo delle figure che dobbiamo creare indipendenza, dobbiamo procedere per passi e creare mediazione e facilitazione rispetto a questo processo. E un'altra cosa molto importante, oltre a questo, nel colloquio, è sicuramente avere questo obiettivo, un obiettivo ben preciso. Cioè, io vado a fare un colloquio con un obiettivo ben preciso. Non si fanno dei colloqui senza avere una struttura, un obiettivo dove si vuole arrivare, quindi non si incontrano i genitori tanto per, ma si incontrano per strutturare insieme tutta una serie di obiettivi, di raccordi operativi affinché questo percorso educativo didattico sia un percorso dinamico e che vada nella direzione giusta.
Essere molto importante è, oltre chiaramente alle competenze che un docente di sostegno deve avere, come le hard skills o le soft skills, anche delle life skills, ovvero delle competenze che non si acquisiscono attraverso lo studio, ma si acquisiscono in verità con l'esperienza, attraverso proprio l'interazione umana con i colleghi, ma in generale con le persone. In questo senso ci sono diversi ambiti in cui la comunicazione deve essere sviluppata ed è importante che sia chiaramente efficace. Uno di questi è l'ambito della coprogettazione, in cui il docente di sostegno si trova proprio a collaborare braccio a braccio con i propri colleghi per sviluppare metodi, momenti, modalità che siano il più possibile efficaci per raggiungere tutti gli studenti. In questo senso è necessario lavorare chiaramente in sinergia, definendo obiettivi e livelli di valutazione e anche sapersi autovalutare metacognitivamente e arricchirsi reciprocamente. In questo senso, chiaramente è fondamentale tenere a mente l'aspetto della contitolarità, in cui appunto il docente di sostegno si ritrova a essere una risorsa che deve essere percepita tale non solo dallo studente, dalla studentessa con disabilità, ma da tutti gli alunni della classe, da tutti gli studenti presenti nella classe. E in questo senso si deve porre come mediatore per negoziare le scelte migliori, proprio per evitare che resistenze possano ostacolare l'attuazione della collaborazione, e ponendosi con un'interazione simmetrica e uno stile di comunicazione che deve essere assertivo, ovvero sapere esprimere i propri punti di vista e saper ascoltare gli altri, trasmettendo sia idee che possono essere in accordo o in disaccordo con gli interlocutori, facendolo con sicurezza e senza mai prevaricare gli altri. Fondamentale è anche riportare spesso il focus su quelli che devono essere gli obiettivi comuni, ovvero il benessere e la crescita virtuosa degli studenti. Questo visto con un ampio sguardo che non sia soltanto focalizzato sul qui e ora, ma che possa vedere anche al progetto di vita, al futuro degli studenti dopo la scuola, quindi in una possibile collocazione lavorativa e comunque di inclusione sociale. È importante che questo avvenga attraverso accordo, e spesso per raggiungere questo accordo è necessario e fondamentale il dialogo costante con i colleghi, sia il dialogo di gruppo sia il dialogo singolo, proprio per percepire i punti di vista di ciascuno. In questo senso, il docente di sostegno che passa più tempo nella classe è un po' un promotore di questo scambio informativo e nello stesso tempo deve essere anche un sintonizzatore che permetta proprio lo sviluppo di interdipendenza positiva e di atteggiamenti prosociali, proprio perché lui ha questa visione d'insieme e può portare a un accordo dei vari strumenti, come avviene in un'orchestra. Le capacità comunicative fondamentali che ciascun docente dovrebbe sviluppare sono proprio la reattività, quindi il saper rispondere istantaneamente, il più velocemente possibile alle domande o ai momenti in cui viene, insomma, chiamato a interagire. E saper moderare il volume della voce, avere una consapevolezza del linguaggio non verbale, saper avere un ascolto attivo e sicuramente doti empatiche. Deve avere anche delle capacità relazionali, quindi saper negoziare le scelte, saper carpire le informazioni, quindi capacità di ascolto, essere affidabile, sviluppare un'intelligenza emotiva e anche avere delle buone capacità decisionali. Ciò che è importante, e secondo me è che è fondamentale perché la comunicazione sia veramente efficace, è che si stabilisca talvolta la reciprocità, ovvero il sapersi fare risorsa gli uni per gli altri, saper condividere e mettere al servizio degli altri le proprie capacità e competenze. Talvolta bisogna essere i primi a farsi ponte perché la reciprocità si possa innescare. E in questo senso, talvolta la comunicazione può avere un'interazione che non è necessariamente sempre simmetrica, ma che può diventare complementare. Questo proprio per citare un modello che è stato espresso da Václavík, Bevin e Jackson nella pragmatica della comunicazione, in cui appunto il passaggio da una comunicazione che è simmetrica a una comunicazione complementare
proprio nel cambiamento può stabilizzare la comunicazione e può avere una funzione equilibratrice. Quindi nella costruzione dell'alleanza si può stabilire una pseudosimmetria, una metacomplementarietà in cui talvolta si è guida o talvolta si è guidati. Quindi saper insomma, passare da un'interazione all'altra. In conclusione, si può affermare che la comunicazione efficace tra docenti e famiglie è importante per crescere in un sistema di relazioni, per includere con la partecipazione di tutti, per costruire contesti realmente partecipativi e alleanze concrete e significative. Per attivare questo tipo di comunicazione efficace, il docente di sostegno deve essere molto consapevole del proprio stile comunicativo e deve essere in grado di ascoltare in modo empatico, individuare quali sono le aspettative della famiglia nei confronti della scuola, rispettare le idee e i diritti degli altri, avere un atteggiamento volto alla negoziazione e saper mediare tra le parti, educare al conflitto, al cambiamento e alla complessità dei punti di vista, creare le condizioni per l'alleanza educativa tra i docenti e la famiglia, realizzando forme di collaborazione nel percorso educativo e didattico. Quando comunica, infatti, il docente di sostegno è consapevole del linguaggio non verbale, controlla il tono della sua voce, ha un modo efficace ed assertivo, utilizza con attenzione sia il registro formale sia quello informale, informa esaurientemente i suoi interlocutori, ascolta e valuta le reazioni del destinatario controllandone il feedback, mantiene il focus della discussione, sa suscitare interesse anche utilizzando nuovi stimoli e cerca un linguaggio comune. La comunicazione efficace del docente di sostegno ha l'obiettivo di creare una condivisione interna dell'aula tra i docenti del consiglio di classe e una condivisione esterna dell'aula alla famiglia. Questo può essere fatto attraverso la disponibilità a crescere, l'accettazione di debolezze e fragilità che l'incontro con la disabilità può far emergere, la sensibilizzazione, l'accettazione delle diversità come valore, la conoscenza operativa di tutte le problematiche e l'ascolto empatico. La prospettiva comune, dunque, è quella di creare un'alleanza educativa che investe tutte le figure coinvolte nel processo educativo, un'alleanza basata sulla fiducia e sulla responsabilità, in cui tutte le parti hanno intese esplicite su modi, obiettivi e risultati attesi. Tutto ciò per il benessere dello studente, in modo da farlo progredire nel suo percorso di vita, accompagnandolo nell'età adulta. Hanno presentato Maria Caterina Pala, Erika Melchiori, Lisa Nota, Antonella Mallamaci, Adriana Matone. Grazie a tutti. Ciao!